Buona serata, da Eleonore. Questa sera il consulto verterà su quando è arrivato il coronavirus in Italia, il mese preciso in cui è arrivato in Italia, appunto nel 2019. Questo consulto mi è stato richiesto nel pomeriggio. E quindi ora sono a casa di sera e ho fatto un veloce quadrante radiestetico, non avendo con me quello già pronto che ho nei libri, che uso diciamo spesso. Questo consulto lo pubblicherò visto che è di interesse generale e così molte persone potranno dire, cioè possono magari richiedere delle analisi sierologiche, per cui fare approfondimenti se hanno avuto delle polmoniti in quei mesi che verranno evidenziate dal consulto radiestetico. Adesso svolgerò il consulto, utilizzerò il pendolo, diciamo che utilizzo spesso per questioni mediche, per questioni scientifiche, anche geobiologiche. Questo consulto logicamente non può sostituire quello che dicono i medici, però essendo un consulto di interesse generale vi do la mia opinione, cioè quello che mi dice il consulto radiestetico odierno. Allora, ora aspettate, vi mostro il quadrante. Questo quadrante l'ho prodotto io stessa, perché logicamente non avendo quello cartaceo già presente nei libri, però è comunque corretto usare anche questi tipi di quadranti realizzati diciamo all'istante per questioni di qualsiasi carattere. Io a volte per delle urgenze utilizzo quadranti fatti da me. Bene, ora vediamo cosa dice il quadrante radiestetico, ossia quando è arrivato il coronavirus nel 2019 in Italia. Quindi il pendolo mi sta mostrando il mese di settembre-ottobre 2019. Ora vediamo in esterna il mese che mi confermerà in che mese è arrivato, in ottobre. Quindi il pendolo mi dice che il coronavirus è arrivato in Italia in ottobre 2019. Settembre, ottobre, lui adesso mi conferma ottobre, quindi tener valido settembre, ottobre 19. In questo periodo diciamo ha fatto ingresso in Italia. Farò un altro consulto per vedere diciamo i primi casi da dove venissero. Questo consulto mi va appunto a evidenziare il fatto che molti giornali avessero passato la notizia che appunto in Cina in settembre-ottobre ci sono stati dei giochi militari. Questi giochi avevano presentato moltissimi malati di malattie appunto respiratorie. Questo consulto mi va a dire maggiormente che
questo virus abbia appunto origine in questo periodo. E siccome adesso siamo, il mondo è globalizzato, quindi dove un virus si trova un giorno, il giorno dopo può essere dall'altro capo del mondo, mi fa pensare che sì, sia corretta questa valutazione. Ci sentiamo per i prossimi video e per nuovi video appunto riguardo questo fatto e per altri della mia attività. Buona serata da Leonardo.